Sulle riforme istituzionali che il nuovo governo potrebbe realizzare, almeno nelle intenzioni, si profilano ripercussioni sulle autonomie locali e sul governo periferico. Questo è stato il dibattito di oggi nel Consiglio regionale. Al termine, Emanuela Sicura ha raccolto pareri e prese di posizione. Il messaggio che esce da quest'Aula è che sostanzialmente la regione Lombardia, che è la prima regione d'Europa e che col suo 21% del PIL, i suoi 10 milioni di abitanti, è la regione trainante del paese, avanza una proposta, vuole dire la sua sul tema delle riforme istituzionali, Camera delle Autonomie, titolo quinto, e vuole essere ascoltata. E è giusto che il paese ascolti Regione Lombardia. Il fatto che le regioni a statuto ordinario possano ottenere condizioni particolari di autonomia risulta un meccanismo molto farraginoso oggi come oggi. Allora è giusto individuare degli standard di virtuosità, penso per esempio al residuo fiscale, penso ai costi standard, penso alla quota di PIL che una regione produce e al di sopra di una certa soglia rendere automatico l'accesso a particolari condizioni di autonomia, perché dell'istituto regionale oggi c'è un grande bisogno. Ma per noi è importante il dibattito, il problema è che il dibattito va fatto a Roma, non qua, dall'impressione di essere uno spot elettorale, uno spot per far vedere che si è presenti e forse bisognerebbe far vedere e far capire l'importanza dell'ente regione per le azioni concrete che fa nell'interesse dei cittadini e non perché si discute dell'importanza nella riorganizzazione istituzionale. La regione ha un'importanza fondamentale, soprattutto in vista del superamento delle province, parliamo di superamento e non abolizione, perché la fregatura dell'abolizione delle province è quello che ci sta raccontando, cioè diventerà un organo in mano ai partiti perché è un ente di secondo livello e quindi non saranno più i cittadini a decidere, ma saranno i sindaci e quindi i partiti stessi. Noi non parteciperemo al voto perché c'è già stato un dibattito 15 giorni fa in cui abbiamo ribadito le nostre posizioni, posizioni che però oggi vengono in qualche maniera radicalizzate da parte di una maggioranza che intende esclusivamente mettersi di traverso rispetto a quella che è la posizione nazionale di un Renzi che coraggiosamente vuole percorrere la strada delle riforme. Qui si torna a parlare solo di macroregione, si torna a dire che non si vuole l'abolizione delle province, si torna a parlare anche del 75%, francamente la campagna elettorale di Maroni pensavamo fosse alle spalle, così non è e quindi non parteciperemo al voto. Nasce questo messaggio forte, e cioè che noi le riforme le vogliamo fare per il bene degli italiani e non per ottenere il titolo, qualche titolo sui giornali. Quindi il tema non è svuotare le province, ma il tema è avere organi di aree vaste che diano delle risposte vere e che costino di meno rispetto a quelli che sono i costi attuali. Certo, la sintesi è una sola area metropolitana, accorpare le province, ma bisogna fare una riforma profonda che vuol dire ridurre il numero delle regioni, che vuol dire tagliare il Senato federale, che vuol dire ridistribuire poteri e competenze. Renzi accetta questa sfida o si afferma, o si ferma ai grandi attestati al cuore degli italiani? Ora la